Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Atleticat. Velocemente vi presento gli ospiti della serata. Allora, abbiamo alla mia destra Roberto De Benedittis, Roma Half Marathon Via Pagis. Buonasera Roberto, buonasera, benvenuto. Buonasera. Nicola Pintus, Progetto Filippide. Buonasera Nicola, bentornato Nicola. Buonasera a tutti quanti voi. Gianluca Folcarelli, Comici Camici. Buonasera Gianluca, buonasera bentornato a anche a te. Sì, grazie. E poi abbiamo la squadra Go Running, capitanata dal presidente Emiliano Scarsella. Buonasera Emiliano, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, noi normalmente a questo punto facciamo un po' il consuntivo delle gare che ci sono state la settimana prima e abbiamo qui appunto come ospite Nicola Pintus che ci doveva illustrare un pochino come era andata la gara di domenica scorsa. Abbiamo parlato, l'abbiamo presentata e questa sera Nicola, allora, com'è andata questa bellissima gara, molto bagnata. La gara è stata annullata per avverse condizioni atmosferiche e diciamo che era del tutto impossibile poter praticare, anche perché al di là della parte diciamo su strada, poi noi entravamo dentro Villa Glori e nel momento in cui abbiamo fatto il sopralluogo c'era proprio un fiume, poi la città ha risposto, come abbiamo visto le immagini sui telegiornali su tutti i social, e quindi necessariamente con grande dolore, con grande dispiacere da parte dei ragazzi, soprattutto che attendevano questa giornata da un anno e per quello che poteva significare l'evento europeo, per tante considerazioni che si possono fare, e tant'è, così è. Beh, naturalmente Nicola, noi abbiamo comunque visto il calore che c'era, le aspettative, anche perché fino a mezz'ora circa prima della gara sembrava che insomma alla fine si fossero sbagliati questi a fare le previsioni, invece non è stata così, però noi abbiamo visto questi ragazzi scendere, io ho visto, ecco, ero lì presente, scendere dai pullman caricatissimi per affrontare questa gara, e è mancato insomma l'aspetto finale, però c'è stato comunque questo ritrovarsi insieme. Sì. Loro hanno percepito diciamo, questa situazione ambientale del tutto univoca, se vogliamo. Certamente poi noi ci siamo recati nello spogliatoio, nel capannone abbiamo fatto una sorta di riscaldamento, anche insomma, perché eravamo tutti bagnati, però insomma, ci sono stati un po' di pianti. Poi per un ragazzo autistico comunque il cambiamento di un programma rappresenta di per sé già un problema. E quindi quando poi ci si è avviati ai pullman in modo veloce, repentino, insomma, ha lasciato veramente tanto amaro in bocca. Bene, allora speriamo invece che vada meglio, soprattutto a livello meteorologico, per domenica prossima. Allora, Roberto, è arrivato... Incrociamo le dita. È arrivata questa gara, preannunciata ormai da parecchio tempo, ecco, sì. Stiamo caricando questa molla che... Domenica. Sì, dobbiamo dire, sono soddisfatto per quanto riguarda le adesioni della 21 km, ormai stiamo sfiorando i 2000 partecipanti, abbiamo proprio su richiesta di molti che appunto si volevano iscrivere, comunque lasciate aperte le iscrizioni fino a sabato, per cui chi vuole si può iscrivere direttamente a Piazza del Popolo, un orario anche abbastanza lungo perché dalle 11 alle 22 ci si può venire a iscrivere. Ci sono tanti eventi dalle 17 alle 22, per cui chi vuole può venire a sentire un po' di musica, o comunque domani ad esempio c'è una pièce teatrale proprio sulla maratona di New York, per cui una cosa carina che andrà dalle 19 alle 20, quindi insomma c'è tutto il programma sul sito, se uno vuole insomma può venire a Piazza del Popolo, è veramente molto bello, devo dire la verità. Per domenica diciamo sono altalenanti perché stamattina sembrava che piovesse parecchio, poi adesso sono molto diminuite, molto migliorate le condizioni, quindi speriamo che sia una bella giornata di gioia, di festa e anche un po' di riflessione, visto comunque il tema che è quello della pace, dell'inclusione sociale, del dialogo interreligioso, quindi da questo punto di vista un momento per stare insieme e per testimoniare che la città, questa città da moltissimi anni, anche direi da centinaia di anni, ha dentro di sé tutta una serie di comunità religiose e non, che comunque convivono pacificamente insieme, e quindi questo è il messaggio che vogliamo dare, un messaggio attraverso la corsa che è insomma una bella cosa. Bene, andiamo a presentare un'altra gara che invece precederà di un giorno
questa gara. Allora, Gianluca Volcarelli, benvenuto. Torniamo di nuovo perché ormai è un abitué questa gara. Questa gara è ormai la quarta edizione, e ha cambiato nome da Ridere per Vivere Run in Comici Comici Run, ma ha mantenuto sempre lo stesso spirito, che è quello di veicolare il nostro messaggio, che è quello dell'importanza delle emozioni positive, del valore, della solidarietà e dello stare insieme attraverso lo sport, come lo sport come strumento appunto di accoglienza, di aggregazione, finalizzata a realizzare un progetto che è quello dei clown dottori negli ospedali. Noi da più di 10 anni operiamo in tutti i reparti pediatrici del San Camillo, e a questo appunto progetto sono destinati i fondi di questa manifestazione. Quindi è una manifestazione assolutamente aperta a tutti, ci saranno diversi tipi di attività che magari poi vedremo dopo, ma quindi l'invito per adesso è al 23 settembre la mattina a Villa Panfili. Bene, allora Emiliano Scarsella, noi abitualmente ospitiamo una squadra, questa sera è la volta di Go Running. Intanto Emiliano lo conosciamo anche per altri motivi, oltre ad avere una squadra, è una squadra abbastanza nuova, giusto Emiliano? Sì, due parole su questo gruppo. È abbastanza giovane, è nata circa 5-6 mesi fa. È nata improvvisamente. Io, come sai, non avevo nessuna intenzione di costruire in questo momento una squadra legata al negozio, una squadra running, però poi intorno a me si sono creati una serie di situazioni, una serie di persone che a un certo punto mi hanno chiesto: facciamo qualcosa di nostro. In una cena in particolare, eravamo 3 o 4 di noi, abbiamo deciso di formare la SD Go Running. E poi io sono un po' fatto così: quando devo fare una cosa la faccio subito, la voglio subito, quindi a marzo eravamo già pronti per tesserare le persone. Siamo ancora piccolini, ad oggi contiamo 58 iscritti, però se consideriamo che siamo nati a marzo, ad aprile, abbiamo cominciato la prima gara nostra, l'abbiamo fatta l'Appia Run, eravamo 6-7 quel giorno. Oggi è un gran risultato secondo me, ma la cosa che mi fa stare bene e che mi dà tanto orgoglio è il gruppo che si è creato, cioè delle persone eccezionali che mi danno una spinta incredibile. Bene, allora torniamo un pochino alla gara di domenica scorsa. Noi naturalmente eravamo pronti anche per realizzare questo bellissimo, bellissimo servizio, io addirittura ero venuto con lo scooter per accompagnare il cameraman sul percorso. Noi invece siamo riusciti a fare delle immagini diciamo molto molto ristrette, però ecco, intanto le vediamo anche per far rendere conto un pochino a chi non era sul posto quello che poi effettivamente è accaduto. Sì, ecco, beh, intanto stiamo vedendo, Nicola, se tu puoi commentare anche... Una delle poche volte si possono fare i resoconti sulle gare non disputate. È vero, questo quelle... è vero. Ma intanto, questa è una unicità, insomma, non male. Intanto devo dire che, ecco, noi avevamo 12 nazioni dell'Unione Europea presenti, 12 associazioni che aderiscono al progetto Filippi di tutta Italia, quindi un numero importante, c'erano circa 400 ragazzi. E dobbiamo anche dire che era presente l'ambasciatore della Repubblica Slovacca, il delegato dell'ambasciata greca, il presidente dell'Agenzia Europea per lo Sport, e poi lentamente il tempo ha girato in qualche modo, diciamo, è smesso il vento, ha cominciato a piovere, ma in modo molto insistente. Quindi quando abbiamo fatto il briefing con le forze dell'ordine, un po' ci hanno bloccato loro, un po' effettivamente avendo fatto il sopralluogo, soprattutto, come ripeto, a Villa Glori, non è stato veramente, e da una parte credo che sia stato un bene, visto poi quello che è successo in città, insomma. Sì, beh, lo diciamo prima di iniziare la trasmissione, forse se per sbaglio magari la gara partiva sarebbe stato molto grosso, peggio, perché sicuramente i ragazzi soprattutto si sarebbero trovati in... Noi abbiamo una buona percentuale di ragazzi anche gravi e gravissimi, quindi la situazione sarebbe stata non di pioggia normale, in cui noi ci alleniamo insomma anche quando succede al campo, ma insomma era una situazione veramente straordinaria ed eccezionale, avrebbe creato non pochi problemi. Bene Nicola, noi la volta scorsa eravamo un pochino di corsa, abbiamo parlato molto dell'evento e poco del... diciamo invece del vostro progetto. Ecco, il progetto Filippide
diciamo, è un'iniziativa che si sta allargando un pochino, ahimè. E naturalmente con tanti problemi, ecco, ci sono alti e bassi, possiamo dirlo, in base un po' come dire al vento, come... No, diciamo che bisogna fare una premessa. Intanto il progetto Filippide è un programma di avvio all'attività sportiva per soggetti, per ragazzi con patologie autistiche e malattie rare. È un unicum nel panorama romano, è un unicum nel panorama italiano, siamo un'associazione benemerita del Comitato Paralimpico, siamo vincitori di un bando europeo, il che significa che sostanzialmente l'Europa ci ha dato mandato per esportare la metodologia del progetto Filippide in Europa. Siamo stati alla conferenza mondiale sui diritti delle persone con disabilità e siamo stati gli unici italiani a parlare all'Assemblea Generale. Tutto questo fa sì che, se per certi aspetti è onorifico questa nostra storia, dall'altra parte dobbiamo pensare che l'incidenza dell'autismo allo stato attuale è 1 su 68. Come numeri, a Roma siamo fra i 30 e i 50 mila, sono oltre 500 mila in Italia. Praticanti del progetto Filippide sono 400, quindi tanti, ecco, che partecipano, immaginiamo quanti ragazzi stanno a casa. Ecco, ma la motivazione per cui un ragazzo autistico molto spesso viene un pochino nascosto, tra virgolette, ecco, sono le istituzioni, sono i genitori o sono i ragazzi stessi che non permettono di affrontare quello che poi affrontano invece i ragazzi del progetto? Questa è una domanda complessa. Diciamo, i ragazzi sono complicati. L'autismo è una patologia molto complessa, quindi è difficile poi dare una risposta. Le componenti sono tante, componenti sociali, componenti ambientali, componenti familiari. Quello che noi abbiamo scoperto è che lo sport, soprattutto la corsa, il running, la corsa di lunga distanza, riproduce a un minimo comune multiplo con alcuni fattori della patologia, cioè movimenti ripetitivi, quindi il correre con lo stesso passo per una lunga quantità di tempo. Sono spesso i movimenti che hanno questi ragazzi che si chiamano ecolalie e che spesso loro li fanno veramente per ore e ore, magari davanti a un muro. E allo stesso tempo è un'attività sportiva altamente inclusiva. L'obiettivo della Run for Autism è questo: portare il numero più alto di amatori a correre e far scomparire i nostri ragazzi all'interno. Voi sapete meglio di me che gli amatori per definizione sono strani, i runners sono personaggi molto strani. Vederli correre tutti insieme fa sì che i nostri ragazzi sono assolutamente anonimi al loro interno e quindi sono assolutamente normali. Noi abbiamo ragazzi che riescono a fare, abbiamo un ragazzo di 17 anni, va a 3,50 km e quindi sparisce pienamente all'interno. Alberto Rubino ha fatto 10 maratone, insomma, quindi hanno performance non straordinarie da dire fanno 2,8, fanno 2,12, fanno semplicemente come una persona normale, e questo credo che sia il risultato più bello che si può dare comunque a un disabile e comunque a un atleta. A tutti i ragazzi presenti domenica al campo non erano considerati disabili, ma erano considerati atleti come tutti gli altri. Questo è l'obiettivo del progetto Filippide. Bene, naturalmente noi l'invito che facciamo è quello che chi magari ci ascolta e ci guarda, quello di far uscire questi ragazzi, di farli piano piano, perché io, l'esperienza che abbiamo di ragazzi che corrono tutte le domeniche con noi, e l'abbiamo visti trasformarsi nel tempo, ma solo esclusivamente perché sono stati con noi e sono, magari alcune volte ci sono di insegnamento, sono loro che ci trascinano. La parola non è più integrazione ma è inclusione. Inclusione è quando tu metti un fiammifero all'interno di una scatola di fiammiferi e il tuo fiammifero sparisce con tutti gli altri. Le corse su strada notoriamente fanno questo. Bene, poi naturalmente cerchiamo di capire anche come fare, ecco. Come consigliare ai genitori che ancora non l'hanno fatto di far parte di questa associazione. Allora, Roberto, andiamo un pochino a capire come questa mezza maratona si sta collocando nel calendario e nel, diciamo, soprattutto nelle esigenze del podista italiano. Naturalmente dobbiamo dire che ultimamente è cambiata un pochino la mentalità. Una volta
in base ai periodi si correvano le gare, il periodo delle maratone, certo. Adesso è un pochino più allargato, cioè tutti sono pronti a fare tutto in qualsiasi momento. Adesso non ricordo i dati, però se non ricordo male sono circa 200 mezze maratone in Italia, quindi la collocazione dal punto di vista del calendario chiaramente è estremamente variegata. Non, diciamo, questa è una mezza maratona un po' anomala, cioè non nasce su motivazioni tecniche ma su motivazioni etiche, quindi da questo punto di vista è più importante il messaggio, più importante la partecipazione piuttosto che diciamo il lato agonistico, quindi è un po', diciamo, una prova diversa dalle altre. È chiaro che comunque, dato che i tre enti che l'hanno promossa, cioè il Consiglio Pontificio Vaticano della Cultura, che è, diciamo, il nostro Ministero dei Beni Culturali, e il Comune di Roma e la Federazione di Atletica Leggera, è chiaro che comunque la manifestazione a livello organizzativo è una manifestazione che vuole essere di alto livello. E quindi tutte le strutture, tutti gli apparati sono ovviamente al massimo di quello che si può ottenere. Poi è chiaro che è pur sempre una prima edizione, bisogna tarare i numeri, bisognerà sicuramente sistemare alcune cose, migliorare sicuramente alcuni aspetti, però intanto già solo il fatto che per 9 giorni Piazza del Popolo si riempie di atletica è una cosa che non si è mai vista, quindi già questo è un segnale molto importante, molto significativo. Poi, ripeto, la grande partecipazione ci aspettiamo anche dalla 5 km non competitiva, anche perché ormai i pettorali per la mezza sono in via di ultimazione, quindi manca veramente poco. Mentre per la 5 c'è tanto spazio, e per cui anche un appello un po' al mondo dell'atletica: se vogliamo far vedere che ci siamo, che vogliamo testimoniare in una manifestazione così importante per tutta l'atletica, di scendere in campo, di venire in questi ultimi 2 giorni a iscriversi a Piazza del Popolo per questa prova di 5 km. Beh, poi fare 2000 partenti a una prima edizione, insomma, penso che No, ma sicuramente, oltretutto, devo dire, anche in un periodo un po' complicato, insomma, 17 settembre è chiaro che siamo molto a ridosso delle vacanze, se uno vuol preparare bene una mezza maratona deve farlo almeno con un mese in anticipo, quindi significa cominciarsi a allenare intorno al 15 d'agosto. Non è certamente una data felice, adesso vedremo nell'ambito del calendario internazionale, nazionale e anche regionale quale potrà essere la collocazione del 2018, senza, diciamo, creare troppi danni ad altre manifestazioni. Bene, allora Gianluca, torniamo un pochino a noi, una gara completamente diversa. Intanto non è una gara su strada, ma è una gara all'interno di un parco. Le distanze sono molto più abbordabili. Assolutamente. Come dicevo prima, è una corsa aperta a tutti, quindi ci saranno un percorso di 3,6 km replicabile con un secondo giro per chi vuole cimentarsi nella 7,2. Ovviamente è aperta ad atleti, professionisti, non a famiglie, chiunque abbia, come diceva anche Roberto, abbia voglia di sostenere il progetto è invitato a farlo, può partecipare a questa manifestazione. Quest'anno, a differenza delle precedenti edizioni, abbiamo puntato molto sul target dei bambini, abbiamo spinto molto sulle scuole di atletica, sulle scuole del territorio, proprio perché volevamo creare un ponte tra i bambini ospedalizzati, che poi è, appunto, come dicevo prima, è l'obiettivo finale del progetto, e i bambini invece che vivono delle situazioni più di normalizzazione. Questo lo fanno attraverso una partecipazione attiva, quindi per me era un messaggio, secondo me, molto bello da poter dare alle nuove generazioni, quello di poter fare qualcosa attivamente, partecipando attivamente ad un progetto, qualunque questo esso sia. Adesso questa è la manifestazione, ma insomma in linea generale questo era il messaggio che volevamo veicolare. Allora, noi, come prima anche con Nicola, parliamo della gara, però dobbiamo parlare poi del progetto molto più generico, perché voi intanto siete presenti oltre che negli ospedali, ma anche in altre manifestazioni. Insomma, noi abbiamo avuto l'anno scorso la vostra grandissima presenza a Santa Maria della Pietà, quindi molto spesso vi vediamo
Ecco, intanto capire com'è, ecco, chi siete? Ecco, chi siete? Allora, chi è questo? Comici Camici è una Ollus che appunto si occupa di clown terapia. E il nostro lavoro quotidianamente è quello di entrare nelle corsie degli ospedali o comunque di tutte quante le strutture sociosanitarie e lavorare sulle emozioni, quindi trasformare le emozioni negative che spesso accompagnano i pazienti di queste strutture e volgerle al positivo, quindi verso dargli loro speranza, coraggio e forza. E questo è stato clinicamente, scientificamente dimostrato, ha dei benefici reali, quindi si trasformano in una maggiore risposta al dolore, una uscita dalle parti di degenza più breve, quindi questo è un lavoro che va in sinergia ovviamente con le equip mediche e infermieristiche presenti nelle strutture. L'importanza del clown dottore lo vediamo continuamente in ospedale, è quello di creare appunto una comunità, quindi non si rivolge soltanto al bambino, alla famiglia, ma si rivolge al medico, agli infermieri, al personale di servizi, al personale scolastico. L'idea è quello di appunto creare una comunità a supporto del paziente all'interno di un percorso di cura più ampio. Che fate, diciamo, normalmente quando non siete Comici Camici? Allora, Comici Camici è un gruppo di persone che ha scelto nel 2004 di rendere questa la propria professione, quindi hanno abbandonato chi aveva una professione diversa quell'attività e ha scelto di dedicarsi a questo lavoro, a questa professione che richiede come tale una formazione specifica, una formazione adeguata che permette agli operatori di avere degli strumenti funzionali a poter interagire con il mondo della disabilità, con il mondo comunque delle situazioni assolutamente più difficili che possono essere trovate negli ospedali. Quindi sicuramente una grossa formazione, una grossa dedizione a questo tipo di attività. Bene, poi naturalmente ci dirai dopo dove siete, insomma, dove possiamo trovare, perché insomma, penso che siate ambiti un pochino da più posti e da più parti, voi magari deciderete poi dove effettivamente andare, se vi dividete, ecco, magari cerchiamo di capire meglio come è la vostra situazione. Allora, Emiliano, ecco. Allora, abbiamo detto di questa nuova squadra. Intanto normalmente dopo il secondo passo che si fa dopo aver costruito una squadra è quello di organizzare delle manifestazioni. Ecco, beh, voi avete qualcosa in pentola? No, per il momento non ci pensiamo. Quest'anno per la prima volta abbiamo dato una mano a una garetta che si svolge lì in zona nostra, la Due Colli, ma solo a titolo di appoggio e di, tra virgolette, esperienza per queste persone che non stanno nel campo del running. No, per noi adesso l'importante è stare nel gruppo, far star bene tutte le persone che si stanno unendo a noi e di portare avanti le cose con il sorriso che stiamo facendo da quando abbiamo iniziato ad oggi. Nessuna manifestazione da organizzare per il momento. E che tipo, diciamo, voi in che zona è? Il negozio è sotto Frascati, sulla Casilina, quindi a Borgata Finocchio, quindi tutto è nato l'intorno, anche se ultimamente si stanno unendo con noi delle persone che sono dei Castelli o del centro di Roma, però la maggior parte delle persone che si sono iscritte nel gruppo è lì nel circondario, quindi Frascati, Borghesiana, Colonna, Laghetto, Palestrina, tutti l'intorno. Noi purtroppo lì paghiamo la situazione delle periferie di Roma, cioè non abbiamo nulla o quasi nulla per poterci allenare in posti, tra virgolette, senza traffico. Siamo costretti la maggior parte delle volte a spostarci con le macchine, ad andare a Tor Vergata o a Frascati, o quando non si ha tempo di correre sul marciapiede, insomma. Questo un po' ci penalizza, però poi tra di noi organizziamo degli eventi. Quest'estate abbiamo organizzato degli allenamenti notturni nei boschi del Vivaro, di Rocca di Papa. Abbiamo organizzato qualche allenamentino al Parco degli Acquedotti, però poi il tempo da poter concedere, senza togliere niente alle famiglie, è pressoché poco. Quindi ci alleniamo un po' in autonomia, insomma, tutto qui. Allora, Roberto, Emiliano accennava, non hanno un posto per allenarsi. Vabbè, hanno fatto le loro soldi alla Fiarana, già questo li rende meritevoli, già. Questa è la cosa
No, io volevo invece arrivare un pochino più in là, tu forse ci potrai aiutare con qualche risposta per quanto riguarda la situazione dei campi. Cioè, a Roma Sud praticamente il campo più vicino è comunque è sempre lo stesso. È da loro praticamente quello più vicino è Frascati, sì. Oggettivamente. Però diciamo Roma, visto che loro sono a Roma, il campo più vicino di Roma, perché Frascati è un altro comune. In sì, sì, no, però loro comunque il campo più vicino rimane sempre, incredibilmente. Caracalla. Volendo Tor Tre Teste, che è un po' più vicino. Ecco, sicuramente. Quindi, siccome ultimamente ci sono state delle piccole novità, possiamo così dirle, per quanto riguarda soprattutto il Paolo Rosi. Ecco, tu ci puoi dare. C'è stato questo notizia? Protocollo d'intesa che è stato firmato da Comune e Federazione per far sì che l'Acqua Cicatosa diventi la casa dell'atletica. Poi devo dirvi la verità: in questo periodo sono un po' concentrato sulla mezza maratona, quindi non ho seguito tantissimo la vicenda. Però da quello che capisco, dopo il protocollo d'intesa ci dovrebbe essere una vera e propria convenzione per la gestione pluriennale dell'impianto da parte della federazione, e quindi sulla base di quella convenzione poi si potranno fare gli investimenti per risistemare il campo e fare tutta una serie di strutture che diciamo al momento il punto di partenza poi sarà quello di fare la pista, perché con quella pista assolutamente non si può neanche chiamare la pista, c'è un anello in cui una volta c'era la pista sopra, ecco tutto qua. Quindi è chiaro che adesso dai buoni propositi si deve passare ai fatti, e quindi speriamo che nel più breve tempo possibile. Però oggettivamente una città come Roma, che ha tutti questi milioni di abitanti ed ha anche veramente tantissimi praticanti dell'atletica leggera, perché comunque Roma, che se ne dica, è una città in cui di atletica se ne fa molta, se ne potrebbe fare molta di più se ci fosse ad esempio un impianto per ogni municipio. Adesso ogni municipio di Roma ha mediamente 200.000 abitanti. Ora 200.000 abitanti sono una città che può essere capoluogo di provincia e in alcuni casi anche capoluogo di regione. Io penso che in qualsiasi capoluogo di provincia una pista ci sia, quindi non è una cosa così scandalosa ipotizzare che ci sia una pista ogni municipio. C'è anche da dire, se vogliamo fare un raffronto con Rieti ad esempio, no? Rieti è una città da 40.000 abitanti, ha un impianto stratosferico, una pista a 8 corsie dove si possono fare delle manifestazioni a livello internazionale, ha una tribuna coperta bellissima, ha un impianto di riscaldamento a fianco che è utilissimo per tutte le manifestazioni a livello internazionale. Adesso non è che si debba fare, no, in ogni municipio un impianto di questo genere, però il raffronto è questo, no? Una città di 40.000 abitanti ha un'impiantistica seria. 15 città di 200.000 abitanti in una non riescono ad avere un minimo di impianto da allenamento. Ecco, tutto qua. Certo, poi tra l'altro la zona è effettivamente un po' carente anche da questo punto di vista, per cui l'unica cosa è il Parco della Pace che c'è sulla Casilina, ma è molto piccolo. È piccolissimo. È molto piccolo, quindi chiaramente lì c'è bisogno veramente di ripensare un po' quella zona di territorio. Bene, intanto io direi di vederci i consigli per gli acquisti e poi torniamo qui in studio.
Eccoci, rientriamo qui in studio. Allora, noi intanto abbiamo una telefonata, abbiamo al telefono Mario Biaggini. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera a voi tutti. Tanto Mario non è riuscito a essere qui con noi, naturalmente doveva stare qui insieme a Nicola, che lo scorso settimana ci siamo visti qui per presentare le gare. A Mario è andato un pochino meglio, perché la gara è stata fatta, è stata una bellissima esperienza, è vero Mario? Sì, 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 insomma ci riferiamo chiaramente alla quinta edizione del Mennea Day, svoltasi il 12 settembre, l'altro ieri allo Stadio delle Terme di Caracalla, con una grande partecipazione. Abbiamo avuto circa 450 iscritti di tutte le categorie, dagli esordienti C ai master, anche a un paio di serie di marciatori. E chiaramente questo era per celebrare il 1972 dello straordinario Pietro Mennea, conseguito, stabilito a Città del Messico nel 1979, tuttora record europeo. E è stata una manifestazione appunto che si è svolta in diverse località sul territorio nazionale. Chiaramente quello di Roma ha una valenza un po' particolare in confronto alle altre, però insomma è stata veramente una gran bella riunione, chiaramente con la presenza di Emanuela Oliveira Mennea, a cui mandiamo un grande e forte abbraccio. È stato presente anche il presidente FIDA Alfio Giomi e il presidente Conilazio Riccardo Viola. Bene, Mario, c'è stato qualche risultato, diciamo, evidente di magari di bambini sulla distanza? Ma guarda, risultati ce ne sono stati anche di buon livello, però la cosa più importante è stato proprio il celebrare questo straordinario campione e vedere tanti bambini e ragazzi diciamo impegnarsi sulla distanza classica dei 200 metri. Quest'anno l'avvicinarsi a questa mediazione è stato un po' più complicato di altre edizioni, però anche in breve tempo siamo riusciti a organizzare, devo dire, una riunione insomma di buon livello e, come detto, di buonissima partecipazione. Ne approfitto per ringraziare, a parte di tutti i componenti e lo staff organizzativo del Comitato Provinciale della FIDAL di Roma, anche la preziosissima collaborazione del Comitato Regionale FIDAL Lazio, dell'Assital, ovviamente del gruppo giudici gare, e quindi adesso cominciamo già a pensare all'edizione del 2018. Bene, Mario, se tu rimani ancora un pochino con noi, io direi di vederci le immagini che sono state girate appunto della manifestazione. Poi sì, volentieri. Le commentiamo un attimino.
Eccoci Mario, beh, abbiamo visto intanto questa bellissima medaglia di partecipazione e poi ecco, la cosa che salta all'occhio è tantissima gente sugli spalti, è vero Mario? Hai visto? Non ho detto bugie. No, 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 ecco, diciamo che io ho visto poche volte tantissima gente sugli spalti, invece in questo caso abbiamo visto veramente pieni. Sì, beh, insomma, intanto ricordiamo che si tratta comunque di giorno feriale, una manifestazione che si è svolta di martedì pomeriggio, abbiamo cominciato alle 17 in punto, preceduta da una bellissima ed emozionante sfilata dei partecipanti più piccoli con le due bandiere della nazionale italiana e dei cinque cerchi olimpici, che sono partiti appunto dai 200 metri con l'inno olimpico e poi l'inno nazionale italiano. Quindi ecco appunto, essendo di martedì, abbiamo avuto una grande partecipazione, questo proprio perché le nostre società amano e ci tengono tantissimo ad essere presenti a partecipare a questa manifestazione ed omaggiare il nostro atleta più grande nella storia dello sport italiano. Bene Mario, se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo e naturalmente ci rivedremo qui per parlare anche di altre cose, soprattutto per parlare di atletica in generale e poi naturalmente per ritornare su questa manifestazione che tu già ci hai preannunciato che state già preparando la prossima edizione. Grazie a voi tutti e buona serata. Grazie Mario. Ciao. Grazie. Allora Roberto, due parole su questa manifestazione, tu che sei uno che questa sera sei qui a rappresentare una gara su strada, ma tutti sappiamo che il tuo vero impegno è sulla pista, soprattutto sì. Sulla pista appunto di sì, gara. No, beh, è chiaro che la figura di Mennea è una figura emblematica proprio non solo dell'atletica, ma dello sport italiano. E il 12 settembre del 79 appunto lui fece questo grande risultato, 19-72, che è rimasto primato del mondo per 17 anni, ma è tuttora ancora primato europeo, quindi da questo punto di vista, cioè, veramente sono tantissimi anni che nessuno ha corso più veloce di Mennea in Europa, quindi è un fenomeno eccezionale da cui, devo dire, gli atleti di oggi dovrebbero prendere spunto per l'impegno e la dedizione che Pietro ci metteva, insomma, negli allenamenti quotidiani che poi l'hanno portato a raggiungere questi risultati. E quindi celebrare Pietro, che veramente è morto troppo presto, è un dovere un po' di tutti coloro che amano l'atletica. Bene, allora io direi a questo punto di andare a conoscere un pochino meglio questa splendida squadra Go Running. Allora abbiamo parlato con il presidente, ci ha detto un pochino di cose, andiamo un pochino ecco, a parlare con i nostri amici, di nome e cognome e magari la specialità per chi corre, perché molto spesso capita che alcuni amici sono solo di rappresentanza, magari poi non partecipano alle gare. Allora, buonasera. Buonasera a voi. Il mio nome è Giancarlo Diana, ho 63 anni. Mi sono avvicinato a questo sport grazie ad Emiliano. Io corricchiavo, mi sono avvicinato al negozio per comprare un paio di scarpe e il mio desiderio era quello di fare una Roma Ostia. Mi sono appoggiato a lui, mi ha dato delle indicazioni, mi ha allenato e sono riuscito a farla. Da un mese ho fatto anche la Maratona di Roma. Felicissimo dei miei risultati e eccomi qui, sto facendo gara una dopo l'altra e insieme è nata un'amicizia tra noi e abbiamo deciso insieme di formare questa squadra. È un lavoro interessante, ci appassiona, ci accomuna e ci rende giovani, ci permette di stare insieme agli altri tranquillamente, uno sport che accomuna tutti quanti e ci dà l'energia alla gara per stare ulteriormente insieme e confrontarci con gli altri. Questa è la mia realtà. Benissimo. Buonasera a tutti, io sono Pamela Papa e mi sono avvicinata a questo sport, diciamo, quando ormai ero sulla soglia dei 40, quindi non è tantissimo tempo che corro. Proprio domenica prossima festeggio il mio primo anno di gare, perché domenica prossima si fa la Porcino Run. E quindi è stata la mia prima gara, il mio primo pettorale, quindi
per me è davvero pochissimo. E anche per me, sono entrata nel negozio Go Running e oltre a un negozio ho trovato una famiglia, tanti amici con la mia stessa passione, anche se era una passione comunque molto recente. E formare questa squadra ha sicuramente arricchito la mia vita. E insomma, ecco, come potete vedere, siamo tutti quanti appassionati da questo punto di vista. Bene. Buonasera a tutti, sono Fernando Darullo e sono il cognato di Emiliano. E anch'io sono felicissimo di stare in mezzo a questa squadra, tantissimi valori, tantissime cose, niente da aggiungere di più. Beh, naturalmente solo non ho questo. Chiesto agli altri qual è la vostra specialità, cosa preferite, le gare sulla lunga distanza? La specialità sì, più la lunga distanza che quella corta, sì, sinceramente sì. C'è molto di più, rendi molto di più sulla distanza. Sul corto diciamo va bene, vai ugualmente, però bene. Preferisco più la distanza. Andiamo sopra. Buonasera, Walter Petrocchi. Sono un paio d'anni che mi sono avvicinato a questo mondo della corsa. Tutto bello, abbiamo fatto le prime gare, non più di 10 km a gara. Per adesso va tutto bene, il gruppo è una bella famiglia, come diceva Fernando, è una famiglia. Buonasera, io sono Roberta Cannone, anch'io confermo tutto quello che hanno detto loro, mi sono trovata benissimo con Emiliano, con tutti loro, è veramente una grande famiglia. Buonasera a tutti, sono Sandro Mastrolembo, ho iniziato diciamo a correre circa un anno e mezzo fa, quasi per gioco, insieme a dei colleghi. Ho fatto la mia prima gara quest'anno, la Roma Ostia. Dopodiché, circa un mese fa, ho conosciuto Emiliano. E infatti sono tra gli ultimi arrivati in squadra, ma non per questo mi sono mai sentito, diciamo, un estraneo, no? Perché nella Go Running si percepisce subito questo senso di unione, no? Per cui si riesce a essere subito amici, ci si sente subito parte del team e credo che non sia, diciamo, affatto una cosa comune. Bene, poi abbiamo anche la mascotte, la possiamo presentare. Come ti chiami? Alessio. Alessio, naturalmente, figlio d'arte, è vero Emiliano? Allora, Emiliano, adesso chiudo un pochino, se qualcuno di loro che diceva Emiliano ci allena, eccetera. Allora, molto spesso quando capita che un allenatore è anche un atleta, Roberto me lo può confermare, molto spesso si dice che non si riesce a far allenare la gente, cioè si riesce a far allenare finché non poi diventano potenzialmente superiori a se stessi. Quindi tu sei uno di questi oppure no. Cerchi di fare il meglio per i tuoi atleti? Io non li alleno, io gli do qualche indicazione in base a loro, sono, come avete sentito, da un anno e mezzo che si sono approcciati nel mondo del running, io magari un po' di più, gli do qualche indicazione prettamente per non fargli fare male. Poi comunque si autogestiscono, fanno loro, tranne Giancarlo che l'ho guidato in quella mezza maratona e poi nella maratona, poi il resto si... A questo livello devono correre e divertirsi, non devono cercare le ripetute, secondo me. Poi se ogni tanto ci mettono qualcosa di divertente va bene, però va bene così, insomma. Ecco Roberto, loro sono la maggior parte nuovi, abbiamo capito, una squadra nuova e anche loro, ecco, il fatto che, come diceva appunto Emiliano, si autogestiscono, e questo è uno dei pochi sport in cui si comincia a correre e uno si autogestisce. Sì, diciamo che la semplicità della corsa permette chiaramente un po' il fai da te, no? Nel senso che poi tutto sommato il grande successo della corsa si deve soprattutto a questo, no? Fondamentalmente è uno sport in cui non hai bisogno di farlo intanto con qualcun altro, tipo come il tennis, non hai bisogno di un impianto particolare come ad esempio il nuoto, e quindi metti la borsa dentro la macchina, poi quando hai il tempo prendi, ti vesti e vai a correre. Quindi questo è la grande fortuna della corsa,
D'altro canto, però, non essendo uno sport appunto strutturato, no? Per quanto riguarda, diciamo, gli istruttori, le cose, eccetera, eccetera, molto spesso, insomma, si incorre in, diciamo, in pratiche che magari potrebbero essere evitate se ci fosse un tecnico preparato che ti dà i giusti consigli. E in questo Milano sicuramente è uno delle persone che sa quello che si fa, perché insomma, viene da una lunga esperienza di allenamenti, è un atleta che ha raggiunto anche degli ottimi risultati, quindi può essere sicuramente un punto di riferimento per loro, perché come ha detto giustamente, io dico sempre, dopo una certa età, dato che tanto alle Olimpiadi non ci si va più, comunque la corsa ti deve aiutare ad allungarti la vita. Se attraverso la corsa invece fai delle pratiche che te l'accorciano, è meglio non correre, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista allenarsi sì, ma soprattutto star bene con se stessi e divertirsi, questo è credo il segreto un po' per affrontare questo sport. Beh, naturalmente tu hai fatto una bella premessa, però ti devo dire che molto spesso ci sono alcuni amatori che non la pensano assolutamente come te, anzi c'è ma c'è un lato agonistico in tutti noi, no? Sì, ma l'agonistico non è quello il problema. Sì, un bambino, se metti due bambini insieme gli dici vai da qua a là, corrono per arrivare primo, cioè, quindi è insito nell'uomo, non è questo il problema. Poi che è chiaro che però dopo una certa età ci si deve rendere conto che non si hanno i 20 anni e quindi si possono fare delle pratiche che mettono, diciamo, al limite il fisico che si ha. Si debbono fare le cose, ripeto, per star bene con se stessi e allungarsi la vita. Poi, se uno ogni tanto vuole anche cimentarsi col cronometro e spingersi un po' più avanti, non c'è nulla di male. Farlo tutte le settimane magari non è consigliabile. Io non volevo magari arrivare oltre, però ecco, alcuni addirittura usano, a parte gli allenamenti, perché l'allenamento diciamo che rientra un pochino chi utilizza delle sostanze, diciamo, non lecite o comunque al limite del lecito per arrivare nei primi tre di categoria, lì ci vuole lo psicologo e quindi entriamo in un altro campo della patologia, insomma, è diverso. Lì c'è Nicola che ci pensa lui. Insomma. Allora, invece per Nicola io volevo chiedere che la loro attività, io vedendo un pochino, è basata soprattutto sul volontariato e sui collaboratori, perché cioè, è facile mettere su un'associazione, però poi è difficilissimo trovare gente che collabora e soprattutto trovare gente preparata, perché parliamoci chiaro, si può anche sbagliare nell'approccio, ragazzi. Come io conosco qualche operatore e so che sono veramente delle persone meravigliose, ecco, volevo un attimino. Ma diciamo che la struttura del progetto è una struttura piramidale. A noi abbiamo la base e abbiamo degli operatori professionali che svolgono la loro attività, anche perché noi abbiamo un arco di intervento che va da bambini intorno ai 2 anni che sono già diagnosticati fino al più grande che è Alberto Rubino, che ha appena compiuto 54 anni. Quindi un arco molto ampio, diversificato per attività. L'approccio all'attività sportiva per i bambini avviene attraverso l'attività natatoria. Si inseriscono i volontari che hanno sostanzialmente la stessa funzionalità degli operatori professionali, a cui viene affidato un ragazzo per una gara e di cui lui ha la totale responsabilità. E considerate, su una gara di 10 km, cosa posso significare questo? Generalmente dopo 2-3 anni, in cui lui è responsabile in toto di tutto quello, soprattutto del controllo fisico ed emotivo del ragazzo nella competizione, quindi è anche una grossa responsabilità, e quindi il volontario acquisisce delle competenze pari, se non in alcune circostanze anche superiori, all'operatore professionale, soprattutto per, come è successo domenica con moltissimi dei nostri ragazzi, di affrontare e risolvere il problem solving, cioè la situazione di criticità che avviene col ragazzo, a cui bisogna rispondere per ovviamente farlo stare al meglio possibile. Bene, naturalmente è importante che ci sia anche un feeling tra questi ragazzi, certo, e gli operatori, e questo, diciamo,
interviene soprattutto con, anche con l'esperienza, con lo stare insieme. Col vivere insieme, con l'allenarsi insieme, col trascorrere tempo insieme. Consideriamo che noi abbiamo anche delle figure tecniche, insomma, a parte il sottoscritto, Donatella Picone è il nostro tecnico, anche cioè tutti i nostri tecnici sono sia tecnici FIDAL, sia tecnici della Federazione Italiana di Disabilità Intellettiva e Relazionale e riconosciuti al Comitato Italiano Paralimpico. Un'altra piccola premessa, però siamo quasi in chiusura, per quanto riguarda le certificazioni, ecco, questo potrebbe essere un altro aspetto. Allora, la certificazione da 2 anni a questa parte è aperta con la certificazione medico sportiva, esattamente uguale per normale, prima di tutto per gli operatori, perché può sembrare strano, ma in 15 anni e passo di attività noi abbiamo avuto fermati 3 operatori e non i ragazzi. I ragazzi che riescono ad avere la certificazione medico sportiva la fanno. In alcune situazioni il medico sportivo prende su di sé la responsabilità, perché il grande problema soprattutto per questa patologia è la spirometria. Il resto delle cose più o meno è un'attività di allenamento, il fatto di poter correre sul tartan, sul tapirulan, il fatto di poter acquisire la competenza di poter superare una visita medico sportiva è uno degli obiettivi che con i nostri atleti cerchiamo di superare. Bene, allora Gianluca, andiamo a chiudere un pochino, perché l'ultimo appello, come suol dirsi, per questa gara. L'ultimo appello, ok, ripeto quello che è stato già detto, è un'opportunità per partecipare a un progetto più ampio, che è quello appunto di portare il sorriso nell'ospedale di Roma, in particolare del San Camillo. Ripeto, una gara aperta a tutti, quindi saranno corse per gli adulti da 3, 6, 7, 2 e per i ragazzi fino a 1 chilometro in base alla fascia d'età. Quindi assolutamente, poi è stata accompagnata anche da una passeggiata storico-botanica per tutti coloro che non hanno voglia di correre, ma vogliono comunque partecipare e sostenere questo progetto. Quindi veramente ci sono tante possibilità di partecipare a questo evento, vi aspettiamo. Bene, Roberto, allora ricordiamo, straordinariamente è ancora possibile partecipare, volevo far vedere la maglia che diamo a tutti i partecipanti, l'abbiamo studiata per festeggiare la Go Running, che come vedete ha gli stessi colori, no, non è vero, però, insomma, è bella questa cosa che insomma, incredibilmente abbiamo la stessa maglia, e questa è la sacca che diamo a tutti i partecipanti alla 5 km, mentre c'è poi uno zaino invece per la 21. Quindi insomma, l'appello è venire a Piazza del Popolo in questi 2 giorni e far riempire Via della Conciliazione di tante persone che vogliono correre per la pace, per l'integrazione, per l'inclusione, per un mondo in cui tutti quanti stanno insieme e vivono la loro vita felicemente. Bene, allora noi ci rivediamo, magari cercheremo di ospitare qui qualche ragazzo, che dici tu Nicola, potrebbe ci essere dobbiamo allenare per fare anche questo. No, però io li vedo, ben alcuni mi corteggiano spesso quando mi vedono e vogliono venire, quindi magari sarà un modo. Quanto è passato dalla prima maratona di Alberto Rubino, Nicola? 1993 Torino. Vedi, passa il tempo. Bene, noi siamo giunti al termine di questa bellissima trasmissione e vi ricordiamo appunto sabato la gara dei comici camici. Scusate, e poi la mezza maratona non abbiamo parlato di Papa, ci sarà anche il Papa, immagino. Il Papa c'è l'Angelus alle 12, quindi ci trasferiamo poi tutti a Piazza San Pietro. Quindi alla fine avremo anche la benedizione. Possiamo. Oh, c'è da dire che la RAI trasmetterà un'ora di sintesi dalle 14.15 alle 15.15, per cui poco prima delle partite, insomma, uno sta lì tranquillo, dopo che ha fatto la corsa, torna a casa e se la guarda su Rai Sport. Bene, un saluto ai nostri amici di Go Running, non ci resta che salutarci e vederci domenica e naturalmente ci rivedremo poi qui con le immagini giovedì prossimo. Bene. Arrivederci a tutti, buonasera. Buonasera. Buonasera.